Ciao a tutti, in questo video vedremo come pulire la casa in modo veloce, ecologico e naturale senza usare detersivi. Tutto questo con questo pulitore a vapore. Possiamo sterilizzare tutte le superfici, pulire in profondità con solo il vapore dell'acqua. Io sono Liliana Jaramillo, accompagnatemi in questo video. Questa è una recensione non sponsorizzata. Ho comprato questo prodotto su Amazon e volevo condividere la mia esperienza con voi. Dopo di guardare su Amazon tanti tipi di pulitori, il pulitore MLM Land è quello che mi ha convinto di più, perché ha più stelle e anche più recensioni positive. Questa è la scatola, qui vediamo alcune foto e come possiamo usare questo pulitore a vapore. Possiamo lavare le gomme della macchina, stirare le camicie, pulire i vetri, anche il water. Tutto dipende dall'accessorio che vogliamo usare. Vediamo adesso come funziona. Il cavo è abbastanza lungo e per farlo funzionare non bisogna collegarlo. Prima togliamo il tappo e con il misurino, io ho messo un po' di alcol e mischiato con l'acqua, così evitiamo che il calcare con il tempo possa rovinare l'apparecchio. Sono 250 ml. Usiamo l'embuto. Chiudiamo bene. E adesso sì, possiamo collegarlo. Io ho messo una prolunga perché volevo il cavo ancora più lungo per potermi allontanare e pulire altre superfici. Questo è il pezzo base, lo possiamo usare già così se abbiamo bisogno del getto, oppure su questo mettiamo gli altri pezzi. Tutto dipende di quello che vogliamo pulire. Questo è il bottone di sicurezza che dobbiamo schiacciare sempre verso l'alto e dopo schiacciare l'altro per far uscire il getto. Questo tubo è perfetto per pulire queste superfici dove si incrostano delle piccole cose che sono difficili di pulire. Basta far uscire il getto e dopo pulire con un panno. Adesso voglio usare la spazzola per pulire i fornelli, guardate. Serve anche per queste linee che ci sono tra le piastrelle che si sporcano tantissimo. Guardate come esce tutto lo sporco. Per i divani, se vogliamo dare una rinfrescata ai tessuti. Per i vetri, guardate adesso com'è opaco questo vetro. E guardate adesso. Avete visto la differenza? Ma non solo, possiamo usarlo su tutte le superfici difficili di arrivare come questa. Il vapore dura da 15 a 20 minuti. Quando è finito basta scollegare la spina. Sì? Invece non abbiamo usato tutto il vapore, scolleghiamo, facciamo raffreddare e dopo buttiamo l'acqua.
Sono molto contenta di questo acquisto, inoltre costa poco per tutte le cose che fa. Spero vi sia piaciuta questa recensione, se vi è piaciuta datemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete il video e lasciate la campana delle notifiche accese così potete vedere ogni volta che carico un video. Ci vediamo alla prossima, adios amigos!